Arjeplog è nella Laponia svedese, unica città in un territorio grande più del Montenegro. Con meno di 3.000 abitanti e quasi 3.600 laghi. Siamo ai confini del circolo polare artico. Tra novembre e marzo la temperatura raramente risale sopra lo zero e può scendere fino ai meno 40 e oltre. Condizioni perfette per un test estremo, il freddo glaciale. Perché Arjeplog non è una località turistica, ma molti ci passano l'inverno. A provare automobili. Ad Arjeplog il freddo crea enormi superfici ghiacciate sulle quali sono state sviluppate piste a bassa aderenza. E qui FCA effettua i suoi test per tutti i modelli, tutti i brand. Ma come si è arrivati ad Arjeplog? Una volta le vetture venivano preparate per il freddo sulle Alpi, qualche volta in Finlandia, ma non esisteva un vero e proprio centro dedicato e attrezzato. Fino a quando un produttore di componenti non decise di fare qui ad Arjeplog i test per la messa a punto dell'ABS, suscitando l'attenzione di molti marchi automotive. La presenza di un fornitore strategico nello stesso comprensorio consente infatti lo sviluppo congiunto del sistema e della sua applicazione. In poco tempo, Arjeplog e i paesi vicini come Arvidsjaur, Alsbyn e Slagnas hanno visto nascere le sedi di prova dei costruttori più importanti. Non solo per lo sviluppo dell'elettronica di bordo, ma anche per la messa a punto di tutti i sistemi veicoli. Nel corso degli anni, FCA ha integrato e migliorato costantemente la base di Arjeplog e il suo Proving Ground. Il centro FCA è fatto di edifici più simili a chalet che a strutture industriali. Il lavoro viene svolto in un ambiente protetto e confortevole, dove non manca nulla. Un distributore di carburante e un autolavaggio all'interno del complesso consentono di svolgere tutte le fasi del test senza mai uscire dalla zona protetta. Nella base FCA ci sono uffici e sale riunioni. C'è una grande officina riscaldata. C'è un garage segreto per verifiche sui prototipi senza mascherature. Ci sono anche delle celle climatiche per garantire una temperatura precisa e, paradossalmente, a volte queste celle vengono anche riscaldate. Ad esempio quando un test è previsto a meno 15 e la temperatura esterna è meno 30. Ad Arjeplog operano contemporaneamente team diversi, organizzati per diverse sessioni di prove. Nella struttura FCA possono lavorare fino a 50 persone nello stesso momento. Nell'intera stagione passano di qui 250 tra progettisti, tecnici e piloti e oltre 200 veicoli del gruppo. Per alcune prove le vetture arrivano in bisarca, già attrezzate con tutti gli strumenti per la misurazione d'anni. Ma può capitare anche che le auto vengano guidate fino ad Arjeplog, partendo dall'Italia e passando attraverso Austria e Germania. Un test di 3.000 km durante il quale il monitoraggio continuo dei sistemi consente di registrare tutti i parametri di funzionamento. È il momento di scendere in pista. La base FCA di Arjeplog dispone di una quindicina di piste su terra innevata, che consentono di iniziare le prove già a partire da novembre, ma per la maggior parte i test si svolgono direttamente sul lago. Non appena il ghiaccio si consolida a uno spessore di circa un metro, vengono predisposte la pista handling, il piazzale dinamico e due anelli dal diametro di 200 e 500 metri. Ad Arjeplog i test si svolgono nelle condizioni più estreme. Vento, pioggia, neve e ghiaccio torturano ogni singola parte dell'auto. Qui vengono messe a punto le sospensioni. I cedimenti elastici sono azzerati dalla temperatura e questo permette di valutare cinematica e handling come in nessun'altra parte del mondo. Non solo,
Il freddo continuo e costante permette di ripetere le prove in situazioni identiche fino al risultato migliore. Vengono fatti test di resistenza al freddo su motopropulsore, pneumatici, freni, differenziali, sistemi di trazione e di controllo elettronico. È importante valutare non soltanto l'usura e la durata dei componenti in condizioni estreme, ma anche come la temperatura influisca sui materiali, sul mantenimento delle prestazioni e sui tempi di reazione dei sistemi. È un lavoro che si fa pensando al cliente e perciò anche il comfort ha una parte importante. Dai tergicristalli ai sistema clima, dal disappannamento allo sbrinamento vetri. Durante la guida in queste condizioni, il livello di concentrazione deve essere sempre molto alto. Oltre al clima, un'altra insidia per il pilota è rappresentata dal rischio di incontrare animali sul proprio percorso durante le prove. Si devono salvaguardare gli animali, proteggendo l'auto e soprattutto chi è a bordo. Se si incontra un alce, c'è un reale pericolo anche per gli occupanti. Inutile dire che la doppia sterzata con rientro in traiettoria per evitare un ostacolo, la cosiddetta prova dell'alce, è nata proprio qui. Da più di 45 anni in questo piccolo centro del profondo nord si incontrano i migliori tecnici e i migliori specialisti del mondo di guida su ghiaccio. Si distribuiscono nei molti piccoli alberghi di Aeroplog e quando gli hotel non bastano, nelle case dei residenti, che dimostrano un'ospitalità davvero fantastica. Non li si vede spesso in città di giorno perché sono sempre in pista, ma anche perché in questa stagione il giorno dura veramente poco. Li si vede nelle vie di Aeroplog all'ora di cena, alla ricerca di un rifugio dove sfuggire al freddo della gelida notte polare, mangiare con gli amici, telefonare alle famiglie e naturalmente commentare i risultati delle prove del giorno. Li si vede alla guida di vetture di ogni tipo, dalle sportive ai fuoristrada, dalle grandi berline alle city car, con targhe che riportano a paesi e climi diversi. Queste auto mascherate sono le nostre auto di domani. Ogni domenica alle ore 12:10 su Canale Italia 84 non perderti Show Car TV, la trasmissione dedicata al mondo delle auto, con prove, anticipazioni ed attualità. Allaccia le cinture. Sei su Show Car.